Il Signore è la mia salvezza, e con Lui nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti a questa grande festa, la festa più importante di tutto l'anno per la nostra esperienza di fede e di vita. Gesù risorto che viene ancora di più in mezzo a noi, accanto a noi, per sostenere i nostri passi, i nostri cuori. E quindi, anche se la situazione la conosciamo e non è semplice, noi oggi vogliamo lasciare che la sua luce venga proprio dentro di noi, dentro le nostre tenebre, che questa luce possa guarire le nostre ferite e possa sostenere i cuori più affranti e quelli più presi dall'esperienza del dolore. Non dimentichiamoci mai che il risorto, come dicevo anche ieri sera, è l'altra faccia del crocifisso, e quindi Gesù ha sempre le ferite che ricordano e dicono di un amore vero, un amore reale, concreto, un amore che si fa reale vicinanza nelle situazioni e condivisione di tutto quello che la vita dà. Vogliamo anzi ricordare in questa celebrazione ancora il Vescovo Mariano, che ha lasciato la vita ieri, e anche notizia proprio di qualche minuto fa, il nostro Don Ferruccio, un amico sacerdote molto bello, molto in gamba, che già da qualche anno lottava contro un male grosso, aveva vinto i primi round, però poi è stato ripreso, allora lo vogliamo tenere nel cuore. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti dobbiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio, hai vinto la morte e hai aperto a tutti noi il passaggio alla vita eterna, concedici a noi che celebriamo la Pasqua di Risurrezione di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce di Gesù risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio. Prego.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele: il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra, scartata dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode, l'agnello ha redento il suo gregge,
l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli, i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia! Cristo nostra Pasqua è stato immolato, facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Alleluia. Certo che la messa pasquale a cui siamo anche qui in questa comunità abituati è una delle messe più incredibili, perché oltre la comunità qui di Igea c'era una presenza enorme di tantissime persone, di tanti volti provenienti da altre città, da altre nazioni. E ricordo come non ci si stesse in chiesa, malgrado i microfoni all'esterno, malgrado tante persone rimanessero fuori, e qui non c'era veramente spazio neanche per muoversi. E adesso lo scenario è leggermente diverso, anche se so che addirittura qualcuno dalla California o dal Venezuela, dalla Svizzera o dalla Francia e da mezza Italia, e in particolare dalla Lombardia, partecipano a questo momento grazie a questo mezzo che chiaramente
ci risolve non totalmente la cosa, ma ci permette comunque di vivere questo momento di grazia. Ed è una grazia anche quella di avere questa familiarità fra tutti, anche se non ci si conosce, anche se si è concretamente distanti tanti chilometri. Però dobbiamo stare attenti a far sì appunto che questo nostro celebrare Gesù risorto non sia così un'abitudine o semplicemente un qualcosa preso con una certa leggerezza o con una certa facilità. Vi confesso, ho dato un'occhiata, ma molto veloce, perché ne ho tanti di messaggi, a tutto quello che è stato pubblicato, mi è stato mandato, e si spazia, c'è una varietà enorme. Si va, permettetemi, da un Buona Pasqua senza il protagonista, come un Buon Natale senza il protagonista, ma non dice niente, Buona Pasqua da sola non basta. Certo che ognuno poi ha il suo target, ha il suo modo di sentire questo giorno, però il protagonista è Buona Pasqua per cos'è? Cosa vuol dire? Di chi? Perché c'è anche la Pasqua ebraica, fra l'altro. A quale Pasqua ti riferisci? Chi è il protagonista della Pasqua? Si va da questo fino a frasi un po' troppo assertive. Cristo è risorto, Cristo è risorto, Cristo è risorto, allegria. Ho capito. E se io sono nei guai, come faccio a essere in allegria? Certo, Cristo è risorto, ok. Attenzione però, perché è facile, poi è facile fare un po' la morale agli altri. Forse la si vuole fare a se stessi, ma in realtà poi la si fa agli altri. E dunque attenzione, perché non è affatto scontato questo messaggio di vita. E come vi dicevo prima, il risorto ha sempre le ferite del crocifisso. C'è questo mix fra tenebra e luce, fra gioia e dolore. Non dobbiamo dimenticarlo, anche se certo il messaggio è vero, è questo. Ma poi va contestualizzato nella vita di ognuno di noi. E io non posso fare questo per un altro. L'annuncio cristiano, e ben venga che ci sia, e ben venga che sia voce alta, ma soprattutto voce alta vuol dire col viso illuminato, col cuore buono, col cuore ricco di amore, di servizio, col cuore ricco di Vangelo, perché non basta dire Gesù è risorto. E dopo? Che fai? Che vuol dire per te questo? Continui a fare tutto quello che ritieni giusto e basta. Continua la tua vita, se stai benino te la cavi, fine. No, Cristo è risorto vuol dire che il suo Vangelo, la sua persona illumina e trasforma i miei pensieri, il mio cuore, o almeno ci provo, almeno mi metto dentro questo atteggiamento. Anche perché ormai di Pasqua ne abbiamo vissute parecchie, chi più chi meno, no? E allora che cosa cambia davvero per noi questa festa? Cosa ci dice davvero la risurrezione di Gesù? Il rischio appunto anche qui che si perde in una sorta di devozionismo e di tradizionalismo. La sistemiamo con due uova sode e con un po' di colomba, e qualcuno si mangia anche l'agnello. Ma è tutto qui? E invece no, non è proprio per niente tutto qui, perché oggi nel contesto in cui siamo, dove fra l'altro tantissime persone sono davvero in difficoltà, e un po' tutti lo siamo tutti un po' stravolti, dobbiamo chiederci ora che cosa vuol dire, come e quale luce può portare Gesù nella nostra vita di adesso. E lo direi però in riferimento allo stile di vita che avevamo prima che questa pandemia ci fermasse. Cosa avevamo messo in secondo piano? Avevamo forse sbagliato sentiero? Gesù c'era, ma forse sì, forse no. E i nostri fratelli, il nostro modo di guardare gli altri? Sia chiaro che, l'abbiamo detto tante volte, in questo nostro mondo eravamo e siamo tuttora sotto una grande pressione psicologica e sociale, e quindi facilmente avevamo perso, un po' tutti, perdiamo la direzione
più preziosa, perdiamo quella capacità di saper distinguere ciò che è accessorio da ciò che è primario. E forse abbiamo perso proprio il Vangelo, diciamocelo forza, diciamocelo chiaramente, perché a parte forse un po' di persone che comunque si immettono in un cammino di fede, il rischio di utilizzare la fede, l'appartenenza anche a comunità, a gruppi, ad associazioni, è quasi fatto più per se stessi, più per la finalità del gruppo stesso. Ma perché? Perché siamo dentro questo contesto molto individualistico e molto egocentrico, dove prima ci sono io e le mie ragioni e gli altri sono più in basso. Credo che il messaggio che è contenuto in questo mistero grande di morte e di risurrezione in realtà nasconda un tesoro ben più grande, nasconde il tesoro dell'amore, nasconde il tesoro di un Dio che si mette a servizio. E come un pochino diceva già Don Tonino Bello, mi piace pensare che effettivamente il messaggio di risurrezione si esprime attraverso la disponibilità all'amore, al servizio, a lavarsi i piedi gli uni gli altri. Anche questa cosa però non vorrei vederla in tono moralistico, per favore, come uno che non può mai sbagliare e deve solo lavare i piedi, e tutti i piedi. No, non è possibile, non ce la puoi fare. Riconciliati, stai calmino, non cadere nell'errore di Pietro, per favore. Ti difendo io, faccio io, se, oh, buonanotte. Ciao, mi rinnegherai fra un po'. No, no, non è qui una necessità di essere infallibili, in nessuno. E non lo pensare di te, per favore. Questo era uno ed è uno dei virus peggiori. Il Covid gli fa un baffo a questo virus qui, altro che. E i guai di questo dei nostri mondi, io credo che dipenda molto da questo atteggiamento che un po' tutti avevamo contratto. E chissà che queste settimane siano anche per molti di noi l'invito a riguardare il proprio comportamento, il proprio stile, il proprio modo di stare nel mondo. Non per andare a cercare per forza in maniera demoniaca degli errori, ma per lasciarsi illuminare da un Gesù risorto, segno di amore e di servizio, segno di apertura al prossimo, non prima uno o poi l'altro, no, segno di apertura, con tutte le possibilità di sbagliare e di contrarci in certi momenti, questo sì, assolutamente. Mi venne da dire questo. Poi certo, se guardiamo il brano evangelico, in realtà credo sia importante che in questi 7 giorni, il giorno pasquale dura 7 giorni, fino a domenica prossima, per favore non prendiamoci in giro e non crediate di sistemare tutto con questa celebrazione o con questo giorno. Pasqua, e domani è già Pasquetta. No, 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 no. Pasqua dura fino a domenica prossima e tutti i 7 giorni, anzi 8, comprese le 2 domeniche, sono un invito a riflettere, a guardare, a leggere, a cercare di lasciarsi penetrare, toccare dalla luce di Gesù risorto. So che nel frattempo dobbiamo portare avanti questo cammino di vita e c'è chi è più, diciamo così, isolato, c'è chi è più preso da 1000 pesi in questo momento e chi non ha un minuto magari. Penso anche agli insegnanti che devono fare video lezione, quanto è impegnativo. Ma soprattutto poi gli operatori sanitari o tutti coloro che devono garantire i servizi primari. E quindi mi rendo conto che per molti di noi è difficile ritrovare uno spazio, un tempo di silenzio, di preghiera, ma soprattutto di ascolto del Vangelo per lasciare entrare la luce. Il Vangelo non si legge perché deve essere capito, il Vangelo si legge, si ascolta, si ospita perché ti porti la sua luce, perché il Vangelo è luce, è una lieta notizia, mamma mia, una lieta notizia per chi? Per chi è nella reclusione, per chi è malato, per chi è arrabbiato, per chi è rattristato. Il Vangelo è luce per te che sei pessimista, per te che sei stato trattato male, per te che fai fatica nei rapporti con le persone, in particolare magari con i tuoi familiari. Il Vangelo è luce per te che sei troppo attaccato al tuo ego e
e guardi tutti dall'alto in basso senza accorgerti. Il Vangelo è per tutti noi, è luce, è amore, è la possibilità di rasserenarsi anche se hai sulle spalle 500 kg. Il Vangelo è luce, lo si vede qua, nell'atteggiamento del discepolo che Gesù amava, e vide e credette. Qui non hanno ancora incontrato Gesù, però hanno iniziato a sentire la luce di quella tomba vuota. E la Maddalena è la prima, Maria Maddalena, che sente questa luce, anche se ancora non è il tutto, perché poi finché non incontrerà fisicamente Gesù, capite che rischia di essere sempre così una cosa a metà. E infatti il seguito del Vangelo, che qui non è stato letto, parla proprio dell'incontro fra Gesù e Maria di Magdala, un incontro struggente. Quindi capite che occorre che il percorso lo facciamo realmente, occorre che non ci fermiamo a questo brano, ma che andiamo a leggere e a meditare anche gli altri, il seguito e gli altri evangelisti. Andiamo a meditare i brani degli Atti degli Apostoli, ma proprio perché l'esperienza della risurrezione possa entrarci dentro. Io adesso non starei qui a fare considerazioni del tipo chissà come è andato, come non è andato, anche se sono domande che sono venute fuori e vengono fuori, perché poi vedrete leggendo i vari evangelisti come ognuno, d'altronde ognuno disegna Gesù e la sua vicenda in un modo personale, tanto più l'incontro con Gesù risorto. Però se ci perdiamo in questioni razionalistiche, capite che blocchiamo automaticamente il risorto in noi. E invece il mistero, ecco perché allora celebriamo l'Eucaristia anche in questo modo, il mistero grande è che la luce di Gesù risorto arrivi a noi, arrivi a me in questa giornata, in questa situazione, in questo periodo, arrivi a te anche se sei ferito, arrivi a te anche se sei arrabbiato, arrivi a te anche se non hai più pazienza, arrivi a te anche se hai paura di perdere il lavoro, forse l'hai già perso. Che la luce di Gesù risorto arrivi in ogni situazione, per quante ce ne possono essere. Ecco, però ripeto, stiamo attenti a non fare i moralisti, a non pianificare, a non pensare che la tua esperienza sia l'unica. L'esperienza con il risorto è un'esperienza assolutamente personale, per quanto collegata sicuramente, perché Gesù risorge per tutti noi, per salvarci dal male, per salvarci dal peccato, per salvarci da tutto ciò che ci opprime, da tutte le ingiustizie che possiamo ravvisare personalmente e a livello sociale, da tutti gli errori umani, e ce ne sono stati anche in questi tempi. E chi è che non sbaglia? Cominciando dai politici in su fino ai medici e fino a chiunque. E questo fa parte reale della nostra vita, reale della tua vita però, della tua vita. Il primo a sbagliare sei te. Ecco dove ci deve essere, io credo, un cambio proprio di cultura, perché invece la cultura in cui noi siamo cresciuti e stavamo vivendo ci diceva: i primi a sbagliare sono gli altri, tu hai solo ragione. Questo era in sostanza il messaggio della nostra cultura e, ahimè, anche vissuto nelle nostre comunità. E invece no, il primo a sbagliare sono io, e quindi vado con molta cautela verso l'altra persona. Cautela, no, vado con la luce di Gesù risorto, perché Gesù risorto perdona me, ama me, mi prende anche con tutti i miei guai, i miei errori, i miei limiti, con tutte le mie fragilità. E se lo fa con me, chiede che anche io poi lo faccia con gli altri. Amatevi come io vi ho amato. Adesso vanno recuperate anche le frasi che Gesù ha detto. Si alzò da tavola, prese l'asciugamano e li amò sino alla fine. Vanno riprese queste. Va ripreso l'entrata della prima lettera di Giovanni. E non solo, anche il seguito. Vanno riprese quelle frasi elette. Come vanno lette? Lette dandole a chi le ha dette, dandole a quest'uomo risorto, per dirci che pur con tutte le nostre povertà,
La vita merita di essere vissuta nell'amore. Non solo, ma abbiamo sempre al cuore, al centro di tutto, un Dio ricco di amore. Però capite, non potete perdermelo, non potete mettermelo da lato, non potete pensare che ma sì dai, facciamo Pasqua e... Non possiamo, e questo è l'altro gravissimo errore. L'abbiamo messo da lato rispetto alla nostra coscienza. E allora va ritrovato con tutta la forza del suo Vangelo e del suo messaggio. Ama il tuo prossimo. Quanto? Come? Se uno ti chiede di fare un miglio con lui, tu ne fai due. Come sarebbe a dire? La mia mente non concepisce una cosa del genere. Ma io sì, ti dice il Signore. Il Vangelo sì. Uno ti colpisce sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Ma è impossibile, è pazzesco, già è molto se non reagisco. No, invece, col mio amore tu ce la puoi fare. È evidente, ripeto, che una cosa così uno non la possiede, non può averla come una dotazione naturale. È un di più, è un uomo nuovo quello che nasce. È una luce diversa che entra, se la fai entrare. E quindi è chiaro che è come una grande montagna. Sei in cammino, ma arrivare in vetta è lunga. E allora, amici, così, lasciamoci riempire il cuore dalla luce di Gesù risorto oggi, ma per i prossimi 7 giorni e poi, a dire il vero, fino a Pentecoste. Capisco che il tempo è lunghissimo e chissà quante altre situazioni più impellenti ci toccheranno. Però almeno prendiamoci questi 7 giorni, fatevi tutto per trovarvi del tempo e continuare ad ospitare Gesù risorto nella vostra vita. So che poi è un mistero più grande delle nostre comprensioni e non sono qui certo per fare definizioni, ma per aprire possibilità. La risurrezione di Gesù è una grande possibilità offerta anche oggi all'umanità. A te, a tutti noi. Rinnoviamo la nostra fede con tutta la Chiesa nel mondo e diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito in cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Facciamo salire dal profondo del cuore le nostre intenzioni, le mettiamo nelle braccia, nelle mani del Signore risorto. Padre, guarda con bontà i nostri cuori, ti chiediamo la luce di Gesù tuo Figlio e risorto, il nostro Salvatore, che possa toccarli e liberarli da ogni male, da ogni peccato, che possa ridestarci da ogni sconfitta e da ogni fragilità. Affidiamo a te tutti noi, affidiamo a te tutta l'umanità che si trova in una fase veramente decisiva. Affidiamo a te in particolare la Chiesa, i nostri pastori, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, tutti i nostri Vescovi, il Vescovo Mariano che è giunto a te. Ti chiediamo di rinnovare il coraggio in noi e di rinnovare la luce perché possiamo essere testimoni con semplicità, con umiltà, ma con forza, con determinazione, con grande amore. Ti preghiamo per tutti i cristiani del mondo, perché siano testimoni di Gesù risorto. Una preghiera particolare per chi in questo momento è in situazioni drammatiche di vita, per chi sta lottando con la morte e con la vita. Ricordiamo anche tutti coloro che sono vittime di questo virus, e in particolare i nostri cari Don Alessio, Don Franco e tutti gli altri sacerdoti e diaconi che stanno lottando, non solo, ma anche tutte le persone, tutte della nostra comunità e non solo, di tutta questa grande famiglia che è l'umanità. Ma non dimentichiamoci di tutte le ingiustizie che il nostro mondo ha creato e che tollera, tutte le persone che vengono falcidiate nella povertà e in una vita tutt'altro che umana. Insegnaci a capire come possiamo cambiare, come possiamo migliorare, come possiamo soccorrere chi è in difficoltà, come possiamo accontentarci per permettere che anche qualcun altro viva meglio. Donaci la grazia del vostro amore nello Spirito Santo, in Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Padre, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre l'umanità nuova, la tua Chiesa, in Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È giusto proclamare sempre la tua gloria, Padre Santo, e soprattutto esaltarti in questo giorno,
nel quale Gesù nostra Pasqua si è immolato ed è risorto. È Lui il vero agnello che ha tolto i nostri peccati, i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero di amore, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con gli angeli e i santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai chiamato qui alla tua presenza, a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, il Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione di Gesù, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco e a tutti i cristiani nel mondo. Affidiamo a te tutti i nostri cari che hanno lasciato questa vita, ma che crediamo vivi in Gesù risorto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, tutti i Santi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E con la fiducia dei figli e dei fratelli insieme, diciamo: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li dimentichiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Padre, da ogni male che abbiamo nel cuore. Donaci la forza di superare i turbamenti della vita e di vivere liberi dal peccato, con l'aiuto della Tua misericordia, nell'attesa di incontrare il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria di Dio. Signore Gesù, che hai donato la pace ai Tuoi apostoli, guarda ora tutti noi e donaci la Tua unità, la Tua luce, la Tua pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la luce del Signore Gesù risorto siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci doniamo uno sguardo di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi qui invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Lasciate che il Signore risorto ancora di più venga da voi, venga da te.
Preghiamo. Proteggi, Padre, la tua Chiesa con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dalla Pasqua di risurrezione possa testimoniare nello Spirito Santo il vostro amore per l'umanità e mettersi a servire ogni essere umano. In Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore Gesù risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. In questo santo giorno di Pasqua, Dio vi benedica e vi custodisca nella sua luce. Amen. Il Padre che nella Pasqua di Gesù, suo Figlio, ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua grazia fino alla vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore Gesù, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimangano sempre. Amen. La gioia del Signore risorto è la nostra forza. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Vi auguro un buon cammino dentro questa luce pasquale. Come dicevo, in questi prossimi 7 giorni continuate a cercare il Signore risorto e potrete trovarlo. Con chi desidera, questa sera alle 21:30 continuiamo a raccontare, magari ad approfondire un po' meglio il messaggio, anche se non certo si può risolvere in poche battute. È un mistero molto più grande di quello che un uomo, anche il più profondo e il più acculturato, possa intendere. È un mistero grandissimo che stravolge ogni mente umana, però è un mistero che ci può far vivere con una luce diversa, questo sì. Buona domenica e ancora buona Pasqua a voi e tutte le vostre famiglie. Ai bambini soprattutto dico, lasciate una sedia libera al tavolo dove mangerete, ok? Buona domenica.